Buongiorno, bentornati al TG2000. È sempre drammatica la situazione nel Donbass. Le forze ucraine hanno riconquistato circa il 20% del territorio perso a Severodonetsk. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Lugansk, spiegando che prima i russi controllavano circa il 70% della città. Dirigenti statunitensi si sono incontrati nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della guerra in Ucraina. Tra i temi in discussione, il piano in quattro punti proposto dall'Italia il mese scorso. Sarebbe stato rimosso dall'incarico il generale Dvornikov, nominato in aprile comandante in capo delle forze di invasione russe. Secondo una ONG investigativa russa, al suo posto Putin avrebbe nominato il generale Zyko, di origini uzbeke, vice ministro della difesa e finora comandante del distretto militare orientale. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, rinnova il suo appello a porre fine alle violenze in atto in Ucraina. L'ONU afferma ai microfoni della CNN è impegnata nello sforzo umanitario, ma alla fine saranno necessari negoziati e dialogo per risolvere il conflitto. Biden chiede il bando dei fucili d'assalto. Il presidente statunitense parla alla nazione, ma il suo appello è rivolto soprattutto al Congresso. Dopo 200 sparatorie di massa dall'inizio dell'anno, ha detto, è da incoscienti non fare qualcosa. Un terremoto di magnitudo 4.4 si è verificato alle 3.28 ora italiana al confine tra Kuwait ed Arabia Saudita. L'epicentro è stato localizzato a 25 chilometri dalla città di Al-Amadi. Al momento non si ha notizia di danni oppure vittime. E veniamo al capitolo Covid. Nelle ultime 24 ore sono state oltre 9.400 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia. Le vittime si attestano intorno alle 40 segnalate nell'ultimo bollettino, con un ricalcolo delle regioni Abruzzo, Sicilia e Campania. E saranno le indagini della polizia ferroviaria a stabilire le dinamiche dell'incidente che ieri ha visto coinvolto un treno ad alta velocità in servizio sulla linea Torino-Napoli. Il convoglio è andato ad urtare contro l'ingresso della galleria della Serenissima nell'area est di Roma. Nessun ferito, ma tanta paura per i 230 passeggeri a bordo. Il Tribunale Provinciale di Girona in Spagna ha condannato per omicidio volontario Rasul Bisultanov, il 29enne cittadino ceceno accusato della morte di Nicolò Ciatti, il 21enne di Scandicci morto dopo essere stato pestato la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar sulla Costa Brava. Una donna che rischiava di morire soffocata è stata salvata da agenti di polizia presso l'area di servizio Secchia in provincia di Modena. Un boccone le aveva occluso le vie respiratorie ed era già accasciata al suolo, cianotica e priva di sensi. Trasportata in ospedale e poi dimessa, la donna e i suoi familiari hanno ringraziato la polizia di Stato. Il 4 giugno 1989 avvenne la strage di piazza Tiananmen. Alla vigilia del 33esimo anniversario del massacro, la polizia di Hong Kong ha annunciato che chiuderà gran parte del Victoria Park, un tempo sede di veglie annuali per commemorare la repressione cinese. Alcuni studenti di Hong Kong hanno tuttavia sfidato la Cina, nascondendo minuscole statuette che raffigurano una dea della democrazia nel campo dell'università. E c'è anche Nostalgia di Mario Martone, che nella sfida dei Nastri d'Argento 2022, che si concluderà a Roma al Maxi lunedì 20 giugno, una corsa per il miglior film che comprende ben quattro titoli lanciati dalla Mostra di Venezia. Tra i favoriti è stata La mano di Dio di Paolo Sorrentino.
Scenderà in campo stasera allo stadio Dall'Ara di Bologna la nazionale di Mancini contro la Germania. Le due nazionali si sono affrontate in 35 occasioni. Gli azzurri hanno i precedenti a favore con 15 vittorie contro le 6 dei tedeschi. Ben 11 invece sono stati i pareggi. Con questo è tutto. Vi ricordo che l'informazione torna alle 12. Buona giornata.